Salve, sono Lorenzo Chiaverini. Sono appena tornato da Douarnenez in Francia per il mondiale sotto 21 laser e ho vinto in belle condizioni da tra 12 a 5 nodi durante la settimana e ho vinto sull'ultima prova. Ciao, io sono appena tornata anch'io dal Mondiale Under 21 a Douarnenez in Francia, dove abbiamo trovato condizioni difficili, con vento dal leggero a un po' più forte, e siamo riusciti a disputare 11 prove sulle 12 previste. È stato un campionato difficile perché al terzo giorno di regate ho avuto una piccola crisi di testa e ho fatto due regate veramente male, dove non riuscivo a capire le condizioni del vento. Però poi sono riuscita nei 3 giorni successivi a riprendermi e a concludere così il campionato in quinta posizione. Ne sono molto contenta perché solitamente quando vado male poi tendo a continuare ad andare male, mentre questa volta sono riuscita a riprendermi, a riconcentrarmi e a concludere il campionato nel miglior modo possibile. Il 7 settembre partirò per il mondiale assoluto a Santander, che è il mondiale che serve per qualificare la nazione alle Olimpiadi di Rio. Faremo qualche giorno di allenamento prima della regate che inizieranno il 12 settembre e si concluderanno con la medal race il 18 settembre. E sono già stata a fare allenamento là prima del Mondiale Under 21 e ho sempre trovato condizioni di vento leggero con comunque un mare molto mosso e la corrente era abbastanza forte. E spero che durante il campionato del mondo il vento non sia troppo forte, visto che sono abbastanza leggerina e preferisco condizioni di vento più leggero. Corro per la squadra nazionale britannica perché sono nato a Roma, ma siamo trasferiti in Scozia e ho cominciato la vela là. Ma papà è il socio della Fraglia Riva, Vela Riva, e voglio ringraziare la Fraglia per l'ospitalità qua nelle stagioni che si. Le condizioni qua per allenarsi sono spettacolari.